Un cordiale buongiorno, benvenuti all'edizione Flash del nostro telegiornale. L'Associazione Volontari Ospedalieri di Lucca, l'AVO, ha festeggiato ieri pomeriggio presso l'agriturismo La Torre di Monte Carlo i 15 anni della propria attività. L'iniziativa, patrocinata dalla ASL, dalla provincia, dai comuni di Lucca e di Capannoli, dal CESVOT, è stata l'occasione per presentare il bilancio sociale dell'associazione, che conta ad oggi 155 volontari, di cui 145 donne e soli 10 uomini. 155 volontari che nel corso del 2011 hanno svolto oltre 8.800 ore di volontariato, di cui 8.000 per il 115, il servizio di assistenza ai malati, 600 per il servizio di segreteria e 100 per altri servizi, come ad esempio il progetto Parrucche. Alla festa hanno preso parte anche le autorità, l'arcivescovo Monsignor Italo Castellani, con una delegazione dal titolo, con una relazione, scusate, dal titolo Riflessioni sul valore del volontariato. La giornata si è conclusa con un aperitivo musicale. Ed è stata inaugurata l'area gioco alla primaria di Capannoli, resa possibile dai soldi che l'amministrazione del Ghingaro ha destinato al bilancio socio partecipativo. Vediamo. Primo taglio del nastro per le opere volute dai cittadini di Capannori, dovute al bilancio socio-partecipativo promosso dall'amministrazione del Ghingaro. Stamani gli assessori Alessio Ciacci e Leana Quinici, assieme ad una piccola rappresentanza degli 80 cittadini che hanno votato per la destinazione dei 400.000 euro per le opere sul territorio, hanno inaugurato la nuova area gioco alla primaria di Capannori. Essendo la scuola un centro territoriale misto per l'handicap, che ospita ad oggi 27 bambini con disabilità, un intervento quanto mai simbolico e al tempo stesso apprezzato sia dal corpo insegnanti, ma anche dai genitori e dagli stessi bambini. Garantire l'accessibilità di tutti gli alunni era davvero forse più di una necessità didattica, e col nuovo vialetto e mattoncini che collega l'uscita posteriore dell'istituto all'area giochi si consente finalmente la completa fruizione dello spazio, che al momento è adibito alla ricreazione, ma che in futuro potrà servire anche per attività di gruppo all'aperto nel territorio dell'ex circoscrizione 3. Che interessa le frazioni del centro, sono stati investiti 100.000 euro in lavori per la messa in sicurezza delle aree esterne. Nel dettaglio, nelle scuole dell'infanzia a Capannori è stata messa in opera anche un'area gommata colorata, a Caraia si è riqualificata la pavimentazione in autobloccante, si sono sistemate le piante e la recinzione. Alla scuola dell'infanzia e primaria di Lunata è stato realizzato un intervento per drainare il giardino. Alla scuola primaria di Pieve San Paolo sono stati rifatti il marciapiede e il vialetto interno. Infine, alla secondaria di Capannori si è sistemata la recinzione sul lato dell'asilo nido, è stata revisionata quella lungo la strada e sono stati fatti alcuni piccoli ritocchi. Le suore stimmatine, custodie reggenti per decenni della Fondazione Pellegrini Carmignani, dove hanno gestito asilo nido e scuola elementare, dopo oltre 20 anni di assenza, sono tornate in visita a Monte Carlo. A rompere l'attesa ed il silenzio che durava da troppo tempo, il sindaco Vittorio Fantozzi, che dopo l'avvio di una fitta corrispondenza ed una visita personale all'Istituto Religioso Femminile Suore Stimmatine di Firenze, ha invitato formalmente le religiose a tornare sul colle edificato da Carlo IV per una visita ufficiale all'ex convento restaurato, dove hanno potuto rivivere gli ambienti in cui hanno operato per anni. La visita istituzionale si è trasformata poi in una festa spontanea, quando le suore hanno mosso il primo passo nel centro del paese, dove i residenti presenti sul momento le hanno subito riconosciute. Durante l'incontro, il sindaco ha definito anche le prossime iniziative volte a stabilire un filo diretto con l'ordine delle stimmatine. E adesso parliamo di lirica, perché dopo 10 anni torna al Teatro del Giglio La Tosca. Una Tosca, tra l'altro, che si annuncia di grande livello. Vediamo. Il capolavoro pucciniano torna a Lucca dopo 10 anni di assenza in una nuova produzione del Teatro del Giglio, che vede impegnato un cast di importanti artisti della scena internazionale. Tra i protagonisti sul palco è doveroso ricordare i piccoli cantori del coro delle voci bianche della Cappella di Santa Cecilia di Lucca, diretti da Sara Matteucci, che impersoneranno con il consueto impegno e competenza i ruoli infantili richiesti dalla partitura.
Il cast musicale si completa con le prestigiose formazioni del Coro della Toscana, diretto da Marco Bargagna, e dall'Orchestra della Toscana. La regia è di Renzo Giaccheri, la direzione d'orchestra affidata al maestro Julian Kovacev, al suo debutto lirico al Giglio. Io spero che faremo di tutto di fare una Tosca più possibile, così come il grande maestro a 200 metri di qua la desiderava e l'ha scritta. Spesso si dimenticano queste cose e si cerca di fare qualcosa di nuovo. Secondo me è molto più difficile e è molto più giusto essere più fedeli possibile a ciò che è stato scritto, ed è ogni volta una grande sfida. Artisticamente, musicalmente dobbiamo essere al massimo, anche la regia è stato molto bello, di una grande professionalità. Io credo che, spero che la città piacerà molto. Prevista anche un'anteprima venerdì 28 alle 20, tradizionalmente riservata alle scuole. Quest'anno sarà destinata anche all'associazionismo lucchese impegnato nel sociale, grazie ad un'iniziativa che lega il teatro all'assessorato al sociale del Comune di Lucca. In questa occasione il prezzo del biglietto sarà di un euro. Presidente, il teatro apre la sua stagione con una chicca, questa Tosca che è una produzione vera, non è una produzione che si annuncia di grande livello. È una produzione vera, è una produzione importante, è un impegno grosso. Abbiamo la fortuna di avere delle professionalità indubbie, perché la professionalità del direttore, la professionalità del regista e la professionalità non solo dei cantanti, ma anche di tutte le nostre maestranze che stanno lavorando assiduamente per creare questo bellissimo spettacolo, sono sicuro ci porteranno a dei bei risultati ed è una cosa che al pubblico piacerà. E a seguito della nascita del nuovo organismo di partecipazione giovanile del territorio della provincia di Lucca è stato fissato il calendario degli incontri per le tre zone del territorio provinciale per procedere all'elezione dei portavoce locale. Per la Piana di Lucca le elezioni si terranno martedì 25 settembre alle ore 19 presso il cantiere Giovani sulla via del Brennero. Possono partecipare tutti i giovani residenti nei comuni della Piana. E prima di chiudere lo sport, l'Arcantea comunica che la partita prevista per sabato al Palatagliate San Vincenzo è stata annullata e sostituita con un amichevole contro il Don Bosco al Palamacchia di Livorno alle 17. Cambia dunque la forma ma non la sostanza per la squadra di coach Russo, che quindi disputerà il suo ultimo test prima del debutto in campionato, previsto per domenica 30 sul campo del Chieti. E questa era l'ultima notizia, appuntamento alle edizioni di questa sera a partire dalle ore 19. Grazie, vi auguro un buon proseguimento di giornata, arrivederci.